Ciao, ritorno adesso dal Palermo Pride. Non fate caso alla mia condizione, sono appena uscito dalla doccia e ho mezzi capelli praticamente secchi e il resto sono tutti bagnati, ma comunque stanno un po' per i cazzi suoi. Comunque, volevo dirvi che scusatemi intanto se non vi ho dato informazioni quest'anno perché non ne sono stato sicuro fino all'ultimo momento perché ho avuto problemi con la linea e quindi questo. Devo dirvi che ho fatto come sempre tantissime foto. Ho anche girato un video questa volta, però che dura pochissimo per vedere un po' il manicomio che c'era, tanta confusione, 50.000 persone. Mi è piaciuto tantissimo, ho adorato tantissimo che abbiamo fatto una specie anche di flash mob. Che mi hanno regalato questo cuore, un segno di uguaglianza, e poi in questo lato c'è scritto, vediamo se lo legge, aspetta, lo stesso amore, gli stessi diritti, hashtag, lo stesso sì. E niente, comunque vorrei appenderlo nella mia stanzetta e ce lo vedrei proprio bene. Devo dire una cosa, poi mi hanno dato anche questo foglio che praticamente, se in caso voi ci vorreste andare, è praticamente c'è scritto, è come una manifestazione a quanto ho capito, del non muos, si dice così, e no al militarismo. Comunque, se volete andare, andate. Poi io non penso di andarci perché purtroppo in agosto ho tantissimi impegni. Penso di andare di nuovo in Spagna. Comunque, cosa volevo dirvi? Per, diciamo, le persone ho fatto tantissime foto. Ho fatto anche il piccolo video, vi ripeto. Ho intenzione di caricarlo. È finalmente in HD. E io mi vedo proprio un pezzettino piccolissimo che faccio così con la mano, quindi niente. Comunque questo video lo caricherò un po' più avanti perché aspetto purtroppo questi cretini della Vodafone che dovrebbero farmi l'impianto nuovo, la presa nuova. E niente ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Io spero di sentirvi presto, i miei capelli non li posso guardare in questo minuto. Niente. Spero che il video compensi qualche cosa, se riesco faccio un video con Movie Maker e vi faccio le foto che scorrono. E niente ragazzi, alla prossima e ricordate, l'amore è bello perché è vario e poi perché non ci dovrebbero mai essere discriminazioni, né di colore, né di sesso, né di niente. Viva l'amore ragazzi! Adesso lo appendo. Sì! E comunque spero di ritrovare delle foto che mi hanno fatto al Pride, a me e alla mia amica, perché ogni anno ce le fanno e non lo riesco mai a trovare. Quindi se gentilmente c'è qualche persona di Palermo che è stata al Pride e comunque tiene qualche foto magari mia, mi piacerebbe tanto, diciamo, averla, ecco, punto e basta. Vi giuro, c'è stato qualcuno che ci ha fatto delle foto, più di 5 fotografi, di più, o se penso qualche 8 se non sbaglio, più gente a caso, quindi spero che comunque alcune le riuscirò a trovare, anche l'amica mia tipo ogni volta è disperata perché gli piacerebbe averle. E speriamo, e niente, quindi ci vediamo al prossimo video. Il prossimo video comunque sarà quello del Pride, il piccolo pezzettino. Penso che durerà tipo 30-45 secondi. E niente, ciao, alla prossima!